L'Alfa Basket Catania torna da Scauri senza punti in saccoccia, ma con il morale ben più sereno di quello registratosi 10 giorni fa dopo la prima stagionale in casa con la Stella Azzurra Roma. I ragazzi di coach Andrea Bianca cedono di misura sul campo della squadra laziale per 59 a 55 dopo una partita combattutissima in cui i ciociari hanno temuto a un certo punto di poter subire la prima sconfitta interna. Il primo quarto viene chiuso con un 15-10 per i padroni di casa. Catania tiene botta e si vede quando Agosta realizza il sorpasso ospite sul 21-23. Si va alla pausa lunga con un 25-23 che ben definisce l'intensità della prova degli etnei. Nel terzo periodo è una tripla di un Provenzani marcatissimo ad accorciare ulteriormente il gap degli etnei che si portano a meno 1 sul 27-26. L'Alfa, spinta dall'entusiasmo, riesce anche a mettere il naso avanti con Vitasadi che timbra il 27-28 per poi allungare il vantaggio sul 27-30. Scauri però è squadra paziente che riesce a contenere l'impeto siciliano e a rispondere in chiusura di frazione con la tripla di Gallo che vale il nuovo sorpasso laziale sul 43-30. 39. Negli ultimi 10 minuti l'Alfa Basket prova a reagire. Gottini accorcia di nuovo le distanze, portando gli ospiti a meno 1 sul 56-55. Sul più bello, però, Vitasadi fa 0 su 2 dai liberi e spreca l'occasione al fista per il colpaccio. Sull'altro fronte, invece, l'Aguzzi è ben più preciso e chiude il match. All'Alfa non bastano quindi la grinta, il carattere ed una grande fase difensiva. Gli etnei rimangono fanalino di coda a quota 0 punti. Gottini e compagni, però, rientrano dalla trasferta laziale con la percezione di essere in crescita e di poter subito verificare i propri progressi nel derby di giovedì sera al Pala Catania con il Green Palermo.